Miss Padania è un concorso in cui, oltre ovviamente a un discorso estetico, bisogna trasmettere anche i valori portati avanti dal partito della Lega e quello che è l'attaccamento alla propria terra, la conoscenza delle proprie radici. Le ragazze italiane, ma non padane, possono partecipare al concorso Miss Padania se residenti in una regione padana da almeno 10 anni. E questo secondo me è accaduto perché se penso ad alcuni, almeno a livello di origini, se penso ad alcuni cognomi di ragazze che hanno vinto Miss Padania negli anni scorsi, penso che non siano tutte di origini padane da generazione e generazioni. Miss Italia ha eletto qualche anno fa una ragazza di colore. A quando una ragazza di colore con il titolo di Miss Padania? Sarà dura, molto dura, come dice Umberto. Sono Emma Pasquali, ho 18 anni e studio liceo scientifico a Betuaco Macchio, in provincia di Ferrara. Mi chiamo Martina Buzzi, ho 22 anni, vengo da Comacchio e faccio la barista. Sono legata al luogo in cui vivo, amo questa regione, amo questo paese e amo soprattutto la Padania. Io vivo qui, dunque è logico che voglio essere la Miss della Padania. Sono figlie del sole, all'ombra dei monti brillano di colore, hanno il verde nel cuore. Diciamo che mi piacerebbe lavorare nel mondo dello spettacolo come valletta, è sempre stato un sogno che ho avuto da quando ero bambina. Io invece sarà strano, ma mi interesso di politica, perciò perché no, aspettare qualche anno, maturare e poi provarci. Adesso, avendo fatto questo sposalizio, Miss Padania Mediaset porta delle soluzioni vantaggiose per le ragazze. Qui ne abbiamo una testimonianza che lei ha raggiunto la finale su Rete 4 3 anni fa, se non vado errato, e naturalmente le ha dato un buon sbocco. Ecco. Le ragazze padane s'alzano presto al mattino, si fermano nei bar per il cappuccino, per scaldarsi il pancino.